E buongiorno pilota, benvenuto in un nuovo El Caffè. Martedì 26 luglio 2022, siamo a parlare ancora dei nostri simulatori di volo con un bel caffè. In questa versione estiva dell'El Caffè ho ricevuto un commento molto interessante da parte di Gualtiero Zucchini. Allora chiedevo, questo è uno dei video del caffè che è andato meglio, chiedevo se vi piaceva di più, perché anzi non comprare né il Phoenix né il PMDG per Fly Simulator, perché dicevo che alla fine era costoso, nel senso che l'idea che c'era dietro era, nel video, era quella di dire va bene, impegnati, vuoi comprarli, va bene, però impegnati, nel senso che dovrai studiare molto. Scusate la faccia di stamattina, ma proprio è mattina anche per me. E quindi, insomma, è così. Allora, Gualtiero mi dice a un certo punto, dice, noi con i nostri simulatori siamo abituati a pensare che il nostro hobby sia costoso, interessante, ma non ci rendiamo conto che delle palate di soldi che escono con normali giochi zeppi di microtransizioni. E parliamo di sistemi costruiti anche bene e divertenti per spillare soldi. Senza ipocrisia, anche i simulatori vogliono che spendiamo, ma c'è una sostanziale differenza. Si spende quando si vuole la cosa più complessa e realistica, non quella più facile e commerciale, insomma, un mondo a parte nel panorama dei giochi. Allora, bevo. Parto dal fatto che io non conosco gli altri giochi commerciali che vengono commercializzati normalmente sulle piattaforme tipo, delle app, fondamentalmente non li conosco, non li uso e così. Allora, partiamo dal fatto che il nostro non è un simulatore, scusate, non è un gioco, è un simulatore, come dico sempre anche quando sono in live. Ma allora, io credo che il simulatore sia costoso perché è costoso il sistema. E ribadisco perché è costoso il sistema. È costoso il sistema perché devi avere un computer, mentre un telefonino, bene o male, ce l'hanno tutti. È costoso perché devi avere una scheda grafica. Fino a poco tempo fa, fino a alcuni mesi fa, abbiamo assistito al costo di schede grafiche praticamente inarrivabili, cioè 2000 euro, 2500 euro per una 3080. Ok, quindi io stesso non ho ancora comprato la scheda video nuova perché è diventata costosa. Quindi sono cifre importanti. Poi bisogna metterci un sistema video dietro interessante, quindi un monitor all'altezza, meglio se curvo, io non ce l'ho curvo. Poi bisogna avere joystick, a seconda di quello che ti interessa, devi comprarlo. Anche lì si parte da, vabbè, puoi spendere anche poco, però poi dopo devi comprare un altro nuovo, insomma 200 euro anche lì, quindi sono tante cose messe insieme. Forse non lo so se questi giochi arrivi a spendere la stessa cifra, Magari sì, magari sì. Io un po' ho visto con mio figlio con Fortnite, ma l'ho tenuto io un po' fermo, ok? Bellissimo, quindi non conosco. Sta di fatto che anche il nostro è un hobby costoso, ma come giustamente dice il nostro amico che ringrazio, Gualtiero, il problema è che devi pensarla la cosa. Che cosa significa, secondo me, devi pensarla? Significa che devi avere una passione che ti muove molto dentro, perché io stesso non sono arrivato ad avere tutta la console subito, tutto pronto subito, ma ci ho messo un po' di anni, ok? Mi sono informato, ho studiato, ho capito che questa cosa mi interessava
sono andato avanti. Quindi è un hobby nostro, se vogliamo costoso, ci puoi spendere anche tanto, c'è chi si fa il home copito, ho fatto un video su questo, no? Molto bello, veramente bello. Adesso con i visori VR, diciamo così, puoi bypassare il problema home copito. Ma torniamo sul discorso. Il problema è appunto che il simulatore di volo, se tu vuoi cominciare domani mattina, devi necessariamente avere diciamo così, un costo minimo, ok? Legato ai joystick, legato al computer. Molti mi stanno scrivendo in questi giorni: ho un computer datato, posso fare girare? Un computer datato può fare girare? Forse ci riesci male, forse col minimo della grafica, e magari questi che sono alle prime armi, col minimo della grafica, non hanno neanche la soddisfazione che vorrebbero. Allora, il mio consiglio qual è? Ti vuoi approcciare alla simulazione di volo? Vai da qualcuno. Senti, ascolta, vai a provare, vai a vedere, vai a vedere come ti trovi e valuta. Dirò di più, io come sapete ho un canale Discord. Bene, vai anche in uno di questi canali, parla, dici: ma io sono nuovo, mi piacerebbe, cosa posso fare, come posso cominciare? Sia su DCS che su Flight Simulator hai la possibilità di utilizzare aerei già dentro di default, no? Un ragazzo appunto mi ha scritto, vediamo se lo trovo, dice: mi puoi dare una dritta? Vediamo un attimo, c'è questo ragazzo che mi dice, ecco, Rino Amoruso, ci vorrei passare a Flight Simulator, ma dei grossi sul PC è un po' vecchiotto, devo farlo girare. Allora, Rino, allora prova a metterlo su, prova a metterlo su e prova a vedere come funziona. Come gira, probabilmente dovrei fare un upgrade. Quale versione prendere? Se hai le prime armi, prendi la meno costosa. Prendi la meno costosa. Poi tanto c'è modo per vedere se ti piace. Chiedi a qualcuno che casomai l'ha già provato o che ce l'ha. Mi fai provare, vediamo se mi diverto. Così. E poi piano piano si fanno i nostri passi. Ho sentito, ho visto persone che volavano col gamepad, ok, della PlayStation. Sono stati bravissimi, perché volare con gamepad è qualcosa di veramente difficile, però va bene, se questo ti permette, diciamo, di appassionarti. Vi è durato il gamepad in mano a queste persone una settimana, poi sono andate a prendere una periferica come si doveva. Quindi, costoso, devi essere mosso dalla passione, secondo me. Mi piace perché attraverso, insomma, queste domande, riscrivetemi sempre i commenti, perché così io li riprendo e ne parliamo, perché è divertente, è ganzo, è così che sono gli Ier Caffè. Ricordati che c'ho anche un canale Telegram dove ogni giorno pubblico sempre notizie e riflessioni. In questi giorni sto pubblicando, insomma, i miei caffè quando vanno in onda, tutte le mattine alle 8, ma soprattutto vedete le live, vi mando le indicazioni su quando le live. Bene, scrivimi qui sotto i tuoi commenti, dimmi se ti è piaciuto, che così almeno ne riparliamo ancora insieme in un prossimo caffè. Ciao, happy landings by Eli.